Buongiorno a tutti, sono Beatrice Venturi, vengo da Bologna e sono qui al corso organizzato da Accademia dei Pazienti EUPATI Italia, perché sono appunto una paziente. Sono affetta dalla sindrome di Krigler-Najjar tipo 1 e rappresento anche l'associazione CIAMI ONLUS, che racchiude i pazienti e le famiglie dei pazienti con questa malattia. Ho deciso di frequentare il corso EUPATI perché credo veramente che il paziente abbia un valore aggiunto nella società. Sono da sempre attenta ed ho studiato all'università il processo in qualche modo del farmaco e quindi della terapia innovativa. In particolar modo il mio grande interesse è focalizzato sulla terapia genica, perché la malattia da cui sono affetta è una malattia genetica. E la speranza è quella appunto un giorno di riuscire ad abbracciare una terapia definitiva che sia appunto una terapia genica. Quindi quando ho scoperto di questo corso e di come in qualche modo la conoscenza scientifica che ho ottenuto negli anni accademici frequentando biotecnologie mediche e poi un dottorato all'estero si poteva in qualche modo unire alla persona del paziente, ho capito che sarebbe stato un valore aggiunto alla mia persona ed eventualmente alla possibilità di portare questo valore aggiunto anche nei tavoli decisionali, per riuscire quindi ad avere un farmaco approvato chissà mai in tempi più rapidi, non solo per me, ma anche ovviamente per pazienti di altre malattie. E quindi sono qui oggi per testimoniare sicuramente l'alto livello qualitativo di questo corso, che era nato appunto non in Italia, ma sappiamo in altri paesi ed è stato egregiamente tradotto nella nostra lingua per dare accesso anche a coloro che non sanno lingue straniere. La formazione che facciamo nei casi del face to face direttamente qua a Roma ci permette anche di toccare con mano esperti di settore, quindi rappresentanti AIFA piuttosto che professori universitari che vengono come dire, ad erudirci delle informazioni che comunque sono difficili per chi appunto non le ha studiate. E un ringraziamento ovviamente anche a tutto il team organizzativo che è sempre molto disponibile ad aiutarci. Quindi mi auguro veramente che gli sforzi che stiamo facendo io, ma penso anche tutti gli altri pazienti, di completare le lezioni, portare avanti gli studi, al di là delle nostre vite familiari e lavorative, sia in qualche modo davvero ripagato, nel riuscire poi a dare il nostro contributo nel processo di ricerca e sviluppo e realizzazione di nuovi farmaci. Grazie.